Ciao Labbers, oggi vi presentiamo il nuovo Galaxy Tab 10 pollici e per questa review abbiamo il nostro super user Lorenzo. Ciao a tutti e buona review! Ciao a tutti, sono Farai85 del Vodafone Lab. Oggi, grazie a Samsung e Vodafone, ho l'occasione di presentarvi il nuovo Galaxy Tab 10.1. Questo nuovo tablet sviluppato da Samsung monta il nuovo sistema operativo Android 3.0 Honeycomb, che diciamo rivoluziona il mondo dei tablet di Android proprio perché ha un sistema operativo dedicato ai tablet. Monta uno schermo TFT da 10 pollici con risoluzione 1280x800. Nella parte superiore troviamo i tasti del volume e il microfono per le videochiamate o le chiamate con Skype e G-Talk. Sul lato destro e sinistro abbiamo due speaker stereo fatti da Samsung e sulla sinistra abbiamo il tasto d'accensione e il jack da 3,5. Invece nella parte inferiore troviamo soltanto la presa mini USB per il collegamento con le altre periferiche o con la dock di Samsung. Ha un processore dual core Tegra 2 che rende il terminale molto più fluido del predecessore, il Galaxy Tab 7.0. Andiamo adesso a confrontarlo col Galaxy Tab 7 pollici. Lo spessore è diciamo immutato, sempre intorno a un centimetro, mentre invece lo schermo ha notato un leggero miglioramento del display. Adesso andremo a effettuare un test con Quadrant per vedere come si comporta il Tegra 2 con le grafiche 3D e 2D. Come potete vedere, il processore Tegra 2 si sente. Infatti possiamo vedere un distacco di più di 600 punti rispetto al Nexus One. E adesso vi parlerò del nuovo sistema operativo 3.0 Honeycomb. Come potete vedere il tablet è sprovvisto di tasti fisici proprio perché troviamo il tasto Home, Back e Multitasking nella parte inferiore del display. Come potete vedere gestisce fino a 5 applicazioni multitasking e nella parte superiore troviamo comunque sia il menu di tutte le applicazioni oppure soltanto quelle scaricate. Un'altra applicazione interessante che troviamo su Honeycomb sicuramente è il nuovo YouTube. Un'interfaccia veramente comoda per visualizzare tutti i video di nostro interesse che si aggiorna tipo muro. Questo tablet, grazie alla fotocamera da 8 megapixel, riesce a fare video in alta definizione a 1080p senza alcun rallentamento. Come potete vedere, gestisce benissimo l'alta definizione. Adesso proveremo la parte della navigazione internet del device. Ricaricherò la pagina del Vodafone Lab e come potete vedere è molto fluida e veloce. Lo scrolling, anche il multitouch, il pinch to zoom, funziona benissimo. E adesso andremo a dare uno sguardo alla sezione Market, che è stata ridisegnata apposta per i tablet, ad anche la sezione libri, e l'ho trovata molto fluida e scorrevole, senza rallentamenti e niente. Sicuramente la versione definitiva del sistema operativo che troveremo quando andremo a comprare il tablet nei negozi sarà diversa da quella che ho visto io, anche perché ci sono alcuni bug che ho riscontrato che verranno senz'altro rimossi. Detto ciò, volevo fare un saluto a tutti gli utenti del Lab che ci stanno guardando. Ciao!